è naufragato il patto sulla riforma della legge elettorale, tutti dicono per l'inaffidabilità del Movimento 5 Stelle, ma è così? Non è assolutamente così, anzi abbiamo dato grandissima dimostrazione di responsabilità, grandissima volontà per avere una legge elettorale, ma soprattutto per i cittadini, perché penso che non ci sia cosa più bella che per i cittadini che andare al voto nell'immediato dopo la batosta elettorale che hanno dato a questo governo il 4 dicembre. Per questo motivo ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di dare al Paese una legge costituzionale, visto che le ultime 4 leggi che ha prodotto il Partito Democratico o sono state bocciate dalla Corte Costituzionale o sono naufragate per interessi interni al Partito Democratico. Ce l'abbiamo messa tutta, ma in realtà il Partito Democratico si è dimostrato ancora una volta interessato solo a se stesso e non al bene dei cittadini. Noi siamo ancora disponibili a fare una legge elettorale, anzi, se il Partito Democratico volesse riportare in aula e in commissione questa legge elettorale su cui abbiamo lavorato così tanto, noi abbiamo dato la massima disponibilità proprio per concluderla e per andare al voto al più presto, perché io lo ripeto, ogni giorno che passa con questo governo in carica sono ulteriori danni per le tasse dei cittadini italiani, per il benessere dei cittadini italiani. Allora è giusto domandare e chiedere ai cittadini, sulla base di programmi elettorali trasparenti e chiari, chi vogliono che governi questo Paese e soprattutto chi vogliono che garantisca loro sicurezza e benessere. Però Renzi di voi non si fida più e anzi dice che la legislatura andrà avanti fino a scadenza naturale. Voi che farete? Beh, il fatto che non si fidi più probabilmente è un vantaggio, è un complimento. Diciamo che Renzi non è che sia conosciuto per essere una persona di parola, lo chiamavano il bomba da piccolino per le quantità di bugie che diceva, quindi se non si fida più in realtà questa è una mossa comunicativa da parte sua. Quello che vuole intendere sicuramente è che non si fida del suo stesso partito, non si fida dei suoi stessi alleati, tant'è che oggi come oggi la distruzione totale del Partito Democratico tiene sotto scacco il nostro Paese. Noi vorremmo al più presto dare una legge elettorale, ma dare anche delle risposte ai problemi dei cittadini. Ogni volta che giriamo per le piazze le persone non ci chiedono tanto della legge elettorale, ci chiedono risposte sul tema della sicurezza, sul tema delle tasse che continuano ad aumentare, sul tema della disoccupazione che in alcune regioni d'Italia su 10 giovani ne lascia a casa 7. Questi sono problemi reali a cui noi abbiamo dato risposte chiare, concrete, con proposte di legge scritte nero su bianco che abbiamo depositato, con coperture certificate, quindi con i soldi disponibili fin da subito. E noi vogliamo fare questo, perché io non ho il mio interesse personale, non c'è, noi siamo prestati alla politica, siamo seduti qua per fare l'interesse dei cittadini. Voglio che però questi interessi vengano portati a termine. E intanto il governo Gentiloni è destinato ad andare avanti e si impegna nella legge di stabilità dell'autunno, annuncia non sarà una manovra lacrime e sangue, voi ci credete? Noi abbiamo votato una legge, una manovrina, che dovrebbe essere una piccola manovra qualche giorno fa. Ha fatto il giro alla Camera e al Senato e in realtà già quella, che è una manovrina, sono 3,5 miliardi, sono stati lacrime e sangue e purtroppo, dico purtroppo, hanno certificato il fatto che nel 2018 l'IVA aumenterà al 25,4%. Questo è stato scritto nero su bianco proprio dal governo Gentiloni con la manovrina e con la manovra si va in questa direzione quest'autunno. Quindi ancora una volta questo governo, Gentiloni stesso, il ministro Padoan, non hanno le carte in mano per poter scongiurare purtroppo questa tragedia economica. Ed è per questo motivo che stiamo avvertendo i cittadini italiani, perché lo sappiano e soprattutto per non farsi fregare dall'ennesima manovra che invece di destinare risorse a comparti importanti del benessere dei cittadini dona marchette in giro per l'Italia a politici di turno. Io le faccio due esempi molto chiari per farle capire cosa vuol dire tutto ciò. Nella manovrina stessa, che di INA non c'ha proprio niente perché sono 3,5 miliardi, sono state aumentati del 20% le pensioni di reversibilità
dei coniugi dei parlamentari. Ossia, il Partito Democratico utilizza queste manovre economiche per garantire degli interessi a se stesso e ai propri parlamentari. Mentre se noi chiediamo ai cittadini che ci stanno ascoltando a casa quanto è la loro pensione di reversibilità, ci diranno qualche centinaia di euro se va bene. Lei pensi che in Italia oggi ci sono delle pensioni minime che si aggirano attorno a 495 euro al mese, quando la soglia di povertà dichiarata dall'Istat in Italia è 600 euro. Ciò vuol dire che lo Stato dà ai cittadini italiani, ai pensionati italiani, meno della soglia di povertà dopo una vita di lavoro. E mentre succede questo, loro si garantiscono ai propri coniugi delle laute pensioni. Un altro esempio molto chiaro è quello dei doppi incarichi. Io sono giovane, ho 34 anni, sono ingegnere, ho una laurea anche in economia, un master in business administration e so cosa voglia dire fare professionista, non trovare opportunità di lavoro. Ecco, nonostante tutto ciò, con questa manovrina il Partito Democratico ha deciso di eliminare il divieto dei doppi incarichi, ossia dà la possibilità ai consiglieri comunali del loro stesso colore politico, ai consiglieri regionali, ai rappresentanti nelle amministrazioni locali, non solo di essere rappresentanti politici e prendere dei gettoni dal punto di vista politico, ma di poter lavorare per le stesse amministrazioni dove loro governano. Però questa è una cosa allucinante nel momento in cui c'è una disoccupazione pazzesca e un'impossibilità di trovare opportunità di lavoro i giovani professionisti, che siano architetti, ingegneri o avvocati. Per correttezza riguardo alle clausole di salvaguardia, il ministro Padoan, che si può non essere d'accordo ma è persona seria, ha già escluso che le clausole sull'IVA scatteranno. Io conosco Padoan da 4 anni, abbiamo avuto modo di conoscerlo, di vederlo in aula e di leggere nero su bianco le cose che ha fatto. Io ricordo che avevano escluso anche l'aumento dal 20 al 22%, ma se chiediamo ai cittadini italiani quant'è l'IVA oggi, tutti ci diranno che è il 22%. Purtroppo sono cose scritte nero su bianco. Poi che dal punto di vista comunicativo cerchi di raccontare una visione differente, purtroppo l'hanno sempre fatto in questi 4 anni e poi però le carte li hanno completamente smentiti. Allora bisogna essere onesti e seri quando si parla di numeri da questo punto di vista, anche perché le visioni sono differenti, a prescindere dal colore politico e dall'interesse politico, diciamo, le visioni di paese sono completamente differenti. Vedremo in autunno chi ha ragione. Intanto è sotto i riflettori la vostra sterzata sui migranti, con la Raggi che dice non fatene venire più a Roma, il Grillo che dice chiudete i campi Rom. Che ne pensa? Sono due decisioni storiche. Io penso che finalmente si sia passati dalle parole in Italia a degli atti concreti. Per quanto tempo i cittadini a casa, i cittadini italiani hanno sentito parlare del problema dell'immigrazione, dei problemi dei campi Rom, del fatto che si dovesse in un qualche modo fare qualcosa per regolamentare tutta questa situazione? Per anni. Oggi nella nostra capitale finalmente si prendono due decisioni storiche che passano dalle parole alla concretezza dei fatti. Si inizia chiudendo 2 campi Rom, regolamentando soprattutto lo stare di queste persone, ma non solo per l'interesse della collettività e dei cittadini che vivono nelle nostre città, anche nel loro interesse dal punto di vista scolastico, dal punto di vista del loro stare. È una questione di dare delle regole da questo punto di vista. Ancora una volta stiamo dimostrando che su questo abbiamo degli obiettivi e delle idee molto chiare.